Ancona ha deciso, il tesoretto di Longarini sarà utilizzato subito per le manutenzioni ordinarie, strade, scuole, verde pubblico. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato a maggioranza il nuovo programma dei lavori con contestuale variazione di bilancio, inserendo gli 8.800.000 euro che sono già entrati in possesso di Palazzo del Popolo e che derivano dalla sentenza di risarcimento dell'ex presidente dell'Ancona nei confronti del capoluogo. La somma ad oggi è stata, in forza di una sentenza che è esecutiva, è stata incassata, cioè i soldi sono materialmente entrati nelle casse comunali e quindi, come hanno certificato i revisori dei conti, la ragioniera capo e tutti gli uffici competenti, sono spendibili. 20 sì dalla maggioranza, con Sella astenuto e la minoranza a non votare, però è stata battaglia a Palazzo degli Anziani con i 5 Stelle e 60-100 a sottolineare l'opportunità di utilizzare la liquidità come risparmio, ricordando in particolare gli allarmi della ragioneria comunale su mutui e spesa corrente. Nel dettaglio invece 3 milioni saranno utilizzati per ampliare gli interventi su asfalti e buche. Strade, oltre ai 5 milioni già programmati con risorse altre, altri 3 milioni e spicci, diciamo così, andranno investiti sulle strade. Poi su altri interventi sempre di opere pubbliche, in particolar modo sulla manutenzione delle scuole, sto pensando ai lavori che in parte sono già in corso, che avevamo finanziato in altro modo, ma che potremmo coprire anche con queste risorse, per esempio quelle alle volte di Colle Marino, sto pensando alla nuova scuola Mercantini di Palombina Nuova, sto pensando agli interventi sul panettone, il cosiddetto panettone nella zona di Brece Bianche, alla rotatoria davanti al Tigre a Brece Bianche, ma anche ai parchi cittadini. Circa 500.000 euro di quegli 8 milioni sono destinati a un intervento straordinario di ristrutturazione, diciamo così, di manutenzione straordinaria dei parchi cittadini, al Parco degli Ulivi a Colle Marino o al Parco del Gabbiano a Torrette o allo stesso Parco della Cittadella, che da 20 anni non vedono potature significative.